troppo presto. Bilanci, oggi... Oggi si chiude la stagione. Chiude la stagione, ma abbiamo dimostrato che avevamo una squadra forte e quindi ce la potevamo combattere fino in fondo. Oggi è stata una bella partita, la San Benedettese ha dimostrato di essere la San Benedettese. Purtroppo, come ho detto prima, la sfortuna che ci ha perseguitato per tutto il campionato, oggi ci è arrivato pure all'ultimo minuto, stavamo in tempo supplementare, era una cosa così, però all'ultimo minuto potevamo esultare per almeno vincere questi playoff, quello che volevo io, e accendere un lumicino di speranza per un eventuale ripescaggio. Non è successo, però faccio un plauso a tutti i sanbenettesi, a tutti questi tifosi che ci hanno seguito per tutto l'anno. È stata una cavalcata bellissima, sono state trasferte entusiasmanti, belle, appassionanti, che li vedi sull'autostrada, tutti quei pulmini uno dietro l'altro. Bello è stato vederli qui, e oggi dopo è successo qualcosa in tribuna, ma niente di che, però bravi a tutti i nostri tifosi. Presumo è solo sfortuna, perché io riprendo una delle ultime gare, no? L'Atletico Ascoli, giocata meno di un mese fa, una prestazione rispetto ad oggi, una gran bella prestazione quella della Samba, almeno nei 90. No, rispetto all'Atletico Ascoli è cambiato anche qualcosa? No, ho detto prima, noi la squadra ce l'avevamo, abbiamo dimostrato di aver avuto dei giocatori che potevano vincere il campionato. Dopo sapete tutti quello che è successo. Varie cose, ci sembra poco, ci metto pure l'arbitro, oggi manda un arbitro di categoria, cioè io ho detto prima, dovevi mandare un arbitro, non è questo, non credo che questo vada in Lega Pro, perché, ma non tanto quel fallo su Battista, ma l'ultimo, quello che andava da solo, che aveva la palla con la mano, ma sta scherzando veramente, no, non ha saputo tenere la partita, non è stato capace. E mettici pure gli arbitri, le cose, ma non voglio stare a contestare, voglio ripetere che è stato un bel campionato, forse l'abbiamo voluto perdere noi. Ma col senno di poi rifarebbe queste determinate scelte che chiaramente conosciamo, in virtù anche di migliorare il futuro? No, mi ci metto io, non farei più le mie dichiarazioni che vanno in giro per tutta Italia. Mi diceva Domenica Pecorelli, quando si sente un po' depresso va a sentire la mia intervista, cioè, mi fa piacere che lo tiro su, però no, non ripeterei degli errori che ho fatto io. Tutti noi abbiamo fatto degli errori, sicuramente ci sono stati degli errori, e infatti abbiamo iniziato già da 15 giorni a constatare quali erano gli errori che non ci hanno permesso di fare la cavalcata che ha fatto il campo basso, quindi cercheremo di migliorarci lì e faremo sicuramente un'altra grande squadra. Ovvero? Quali errori? Beh, io posso dire i miei, io ho parlato troppo, ci sarà il prossimo anno un direttore generale che a me non mi vedrete mai, sarò seduto da una parte, via, verrò con la mascherina, bendato, e non parlerò, quindi i miei errori li eviterò, e dopo speriamo che non ci saranno errori di quelli che sceglierò per il prossimo campionato. Intanto sappiamo che non sarà così sicuramente, per quanto riguarda Massi. Poi, seconda domanda, o almeno lo speriamo. Seconda domanda, la progettazione del prossimo campionato sembra già partita, c'era Palladini in tribuna. Allora, l'allenatore lo stiamo scegliendo come tutti gli altri nomi, quando sarà il momento opportuno faremo la presentazione dell'allenatore, del direttore generale, dei giocatori. Io la mia richiesta è solamente da presidente, sì, la scelta dell'allenatore, il mio veto è determinante, ma per quanto riguarda i giocatori ho chiesto solo al direttore sportivo quello che sarà, quello che è attualmente, poi vediamo quello che sarà. Vi lascio tutti i dubbi. Di scegliere solo un calciatore, gli altri sono loro i competenti, non sono io il competente, faccio il presidente. Lei si riserva di scegliere un calciatore?
Il primo calciatore lo scelgo io, gli altri scelgono. Io ho un nome, ho detto un nome e vediamo. Abbiamo visti talmente tanti quest'anno, bravi, bravi, bravissimi. Giovane o belle squadre, devo fare i complimenti anche all'Aquila che alla fine ci ha sostituito nella cavalcata finale, non c'è riuscito a prendere il campo basso, ma quest'anno noi e l'Aquila però ce la siamo giocata ed è stata bella la finale fatta qui all'Aquila e speravo di vincerla oggi, la trovate, l'hanno vinta loro, però è andata bene, grande società, grande accoglienza, a parte l'ultimo pezzo finale, però faccio in bocca al lupo all'Aquila e l'avranno, non so se non rispondono al ripescaggio, ce la combatteremo di nuovo. Facciamo ordine, Presidente, Cherioda è un giocatore.